750 ml top dosatore, ok? Liquido blu costa 4,399 euro. Sa di detersivo, sa di chimico, sa di pulito comunque. 750 ml, meno calcare, meno consumo energetico. Segnatevelo, ve lo consiglio, lo ricomprerò. È tipo il Calgon, solo che il Calgon costa 6-7 euro, anche di più. Questo costa di meno. È abbastanza valido per la lavatrice. Anche se è chimico. Tutti i detersivi che vendono nei negozi sono chimici, bisognerebbe farli tutti in casa i detersivi. Sarebbe meglio. Questo è uno, finito. Poi, questo qui non credo di ricomprarlo, spero che mi sentiate col microfono lì. Questo qui è valido come profumazione, l'ho comprato all'acqua e sapone l'anno scorso. Ci aveva voluto tantissimo per finirlo, tanto tempo per finirlo. È bello il packaging, una plastica molto dura. Ambipur fa anche i detersivi, cioè i deodoranti per ambienti. VC Active Gel, pulizia e freschezza, 50% bottiglia. Plastica riciclata. Tappo questo qui blu, mi piace di più il Vicinet rispetto a questo, se devo scegliere tra i due. È fatto così il tappo, vedete, in plastica durissima, veramente la plastica è molto dura, sia il tappo da fare uscire il liquido, sia comunque da premere, da schiacciare. Questa confezione è durissima, per me personalmente è durissima, però è bello il fiore di ibisco e la profumazione appunto è Pink Hibiscus, quindi fiore di ibisco rosa e rose. Pink Hibiscus, rosa, ibisco, rosa e rosa. Ambipur, questo plastica 750 ml, super chimico anche questo, anche il vicinetto è chimico, purtroppo tutto chimico. È abbastanza valido il profumo, rimane per tanto tempo nel WC. Liquido rosa, mi sembra che sia rosa il liquido, però è troppo duro per far uscire il liquido. Questa plastica mi spacco le mani, mi rompo le mani, mi faccio del male, insomma. Non è che mi spacco le mani veramente, però mi faccio tanto male ad aprire, a spremere questa bottiglia, quindi il Vicinet mi piace di più. Questa era una novità, era anche in offerta quando l'ho comprato l'anno scorso all'acqua e sapone. Forse 3,99 euro, il tappo così particolare, blu. Non so se voi l'avete provato, io non credo di ricomprarlo. Anche il Vicinet ho smesso di comprarlo, se riesco. Uso le candele per profumare il bagno, invece che comprare queste cose chimiche, che anche le candele sono chimiche. Però vabbè. Questo è buono come profumazione, ma niente altro. Questo qui è molto valido. Nel negozio Action lo vendono, questo qua, Vitality, 25 lavaggi della Lenor, un ammorbidente nuovo, ammorbidente concentrato della Lenor, 525 ml, l'ho pagato forse 2,90 euro, non mi ricordo, è da tanto che ce l'ho, è lì che l'ho finito, l'ho fatto andare in fretta, è finito in fretta. È bello il packaging blu con le palme, cioè le palme, con le foglie verdi, con l'edera, con le foglie verdi, vedete? Molto bello questo packaging. Se riuscissi a tenere tutte queste confezioni, toglierei magari l'etichetta, tengo la bottiglia di plastica sia di questo che anche di questo, però se le tenessi queste bottiglie, cosa ci metto dentro? Commentate, fatemi sapere se voi questi contenitori, queste bottiglie, le riciclate o se le buttate via. Il tappo comunque è dosatore, come i classici ammorbidenti, sia di marca che non di marca. Il profumo è delicato, si chiama Vitality, è nuovo questo, solo da Action l'ho visto, in altri negozi non lo vendono. È abbastanza buono, è fresco, sa di menta, sa di eucalipto, sa di pulito, di detersivo pulito, di bucato pulito, fresco, sì, mi piace. Ammorbidente, liquido, può incrementare l'infiammabilità del tessuto. 25 lavaggi, 525 ml, brezza marina, Fleur de Rose, La Collection, Vitality, l'aveva fatto vedere anche Nicole, Nicky Channel su YouTube, su Instagram, insomma, questo mi è piaciuto. Poi questo qui l'ho comprato, c'era anche rosa, quello rosa mi piace di più, anche se sa di candeggina sia questo che l'altro. L'altro ha gli spruzzi rosa, fucsia, come questo qui, questo anche ha gli spruzzi fucsia. Uno spruzzo solo.
Sì, multigetto, per i punti più difficili con sistema multigetto. Vicigel Candeggina, Ace Vicigel Candeggina, sbianca, fa brillare, è vero, profuma a lungo, questo si sa di candeggina. Dovrebbe anche sapere di fresco lime come profumazione questo qui, ma sapeva solo di candeggina, quindi non lo ricomprerò. Per comprare questo qui di marca, pagarlo anche poco in offerta perché l'ho comprato in offerta, ma se non è in offerta costa 5-6 euro anche di più, quindi non va bene. Per comprare un prodotto che dovrebbe sapere di lime e invece sa solo di candeggina, compro il detersivo che sa solo di candeggina e lo spruzzo nel WC. Praticamente, questo è il tappo blu. Esce il liquido qua, ma anche questo è abbastanza duro. La plastica dura da far uscire il liquido. Non lo ricomprerò, questo qua non mi è piaciuto. Ha multigetto giallo. Sì, giallo, è giallognolo. Giallo, sì. Più che giallo, quasi verde direi, perché il lime è più verde che giallo, non è proprio un giallo limone, non è un giallo banana, è più verde che giallo il liquido. Però è carino il fatto che abbia il multigetto, anche l'altro. Mamma mia, ho appena aperto il tappo, c'è un odore di candeggina che non potete capire, non mi piace. Però anche l'altro rosa ha il multigetto fucsia, rosa fucsia nel WC, quello più bello, anche se forse anche l'altro sa di candeggina. Questo qui non lo ricomprerò. Non sa per niente di lime, almeno io sento solo l'odore di candeggina nel water. Non mi piace. Compro il detersivo che sa solo di candeggina invece di comprare questo che dovrebbe sapere di lime e non sa di lime. L'avete provato voi questo? Fatemi sapere. Anche l'altro fucsia è bello perché ha il multigetto fucsia nel WC, è rosa. Bello. Ma non mi piace neanche tanto l'altro perché sa di candeggina, mi sembra anche l'altro. Questo qua invece è molto valido, l'ho comprato dai cinesi. Orchidea nera, ammorbidente concentrato, super top, bellissimo, fantastico, meraviglioso. Questo barattolo, se riuscissi a tenerlo, cosa ci metto qua dentro? Mi dispiace anche buttarlo via. Troppa plastica, tutto plastica nel mondo, nei supermercati soprattutto. Essere giallo, il limone giallo come le banane, però
Acidulo, acido, come si dice acidulo o acido, non lo so. Comunque è acido, è forte, è tantissimo, si sente tantissimo il profumo di limone, di lime, insomma, perché il frutto non è proprio il limone, questo qua verde è lime. Quindi si sente tantissimo sul pavimento il tappo verde. Questo qui è anche verde, vedete il liquido? È un verde chiaro, un verde acqua. Il tappo è proprio verde, verde scuro quasi. Invece il liquido è un verdognolo, un verde chiaro, insomma. Mi piace questo, anche se sa di chimico pure questo. Però è molto molto valido perché il profumo, sia con le finestre aperte, sia se lavate il pavimento e tenete le finestre chiuse, io tengo sempre le finestre aperte, sia se lavo il pavimento, sia se non lavo il pavimento, insomma. Però si sente tantissimo questa profumazione di limone. I detersivi e i cibi all'MD a me piacciono tantissimo, quindi ve li straconsiglio. Questo ve lo consiglio, provatelo. Se avete l'MD dalle vostre parti, compratelo. Anche se quando è pieno è un po' difficile da tenere in mano, non ha una maniglia, diciamo così. È un po' scomodo da tenere in mano quando è bello pieno, pesante. Però costa forse 1,90 € o 99 centesimi, non mi ricordo, il prezzo non me lo ricordo. Comunque è valido. Voi se avete dei prodotti da consigliarmi, consigliatemeli sotto nei commenti, scrivete quello che mi consigliate di comprare, come detersivi o altro in generale, ok? Questo qua invece non so se lo ricomprerò perché non mi piace, sa di poco, sui vestiti non rimane il profumo, mi piace solo il packaging. Tussi, c'è anche arancione, al Lidl, vedete, Lidl c'è scritto, e viola il packaging, il tappo dorato come i Vernelle, ammorbidente anche questo. Non so se lo ricomprerò, questo qua costa forse 3 euro o 2,90 euro, 2,99 euro, 30 lavaggi c'è scritto, io devo contare quanti lavaggi faccio perché non ho mai contato. Questo è un po' amarognolo, non lo so, non mi fa impazzire il profumo, ne ho sentito così. E sui capi la lavatrice non si sente, o sono io che carico troppo la lavatrice e l'ammorbidente ne metto poco e quindi non si sente, oppure è proprio questo qua che non si sente sui capi. Dovrei ricomprarlo e provare se si sente la seconda volta che lo compro, questa è solo la prima volta che lo compro. Momenti di irresistibile morbidezza, ammorbidente Tussi. Tussi. Armonie di lavanda e camomilla. L'altro arancione non mi ricordo che profumazione abbia, però vabbè. Anni fa ce n'erano altri di detersivi, di ammorbidenti al Lidl, adesso ci sono questi. Non li ho mai comprati questi. Gli ammorbidenti o i detersivi che compravo anni fa al Lidl, adesso non ci sono più. Questo è da 750 ml, plastica, un tappo 25 ml, morbido 25 ml, un tappo pieno, extra morbido, un tappo pieno e mezzo di un secondo tappo, meno di mezzo di un secondo tappo. Voi l'avete provato questo qua? L'aveva fatto vedere Florinda Flopeg su YouTube. A me non ha fatto impazzire, sinceramente, pensavo meglio. Bello il packaging, il tappo mi piace, però la profumazione sui capi, sul bucato, non si sente. Io non l'ho sentita. Questo invece è molto valido al Lidl Double Five per la lavastoviglie, perché io ho la lavastoviglie tutto in uno, Ultra Power Double Five, Double 5, gel lavastoviglie rosso, packaging rosso. Anche questo è plastica, super chimico, sa di pulito, sa di detersivo. Sì, è detersivo chimico, però sa di pulito. 750 ml, c'è anche, mi sembra, blu come packaging, che sa di limone. Questo mi piace. Costa anche meno di 3 euro, 4 euro, non mi ricordo. Costa poco comunque. È gelatinoso, è liquido. È blu, vedete, il liquido è blu. Però è valido, mi piace. Con sgrassatore attivo. Invece questo dell'MD non mi è piaciuto perché anche questo, come quello del Lidl Tussi, non si sente la profumazione sui vestiti dopo che li lavo in lavatrice. Peccato. L'ammorbidente comunque è questo, molto bello il
500 ml, quindi enorme, un barattolone gigantesco, bellissimo il disegno, la plastica con le fragole, la vaniglia, i fiori gialli, gialli di vaniglia, DAT 5, 60 lavaggi, ammorbidente concentrato, flacone 100% riciclabile, 50% di plastica riciclata, profumo a lunga durata, che non è vero, forse lo ricomprerò, voglio vedere se profuma veramente, perché c'è scritto profumo a lunga durata, ma io era la prima volta che lo compravo all'MD e non ho sentito il profumo sui capi, quindi bocciato stavolta. Era forse pure in offerta a 1,90 euro, 2,90 euro, non mi ricordo i prezzi, ragazzi, scusate, sto inventando. Però non si è sentito il profumo, cioè se hanno usato così il tappo si sente. Sui vestiti io non l'ho sentito. Dolcissimo, si sente poco. Già, se annusate così si sente poco. Sui capi si è sentito ancora meno. Non so se lo ricomprerò, sia questo che questo. Al momento adesso sono bocciati, magari li ricomprerò e speriamo che si sentano. Anche se no è uno spreco di soldi, io voglio che l'ammorbidente si senta. Già che lo metto si deve sentire. Poco, ma si deve sentire. Questo invece per i pavimenti. All'Inns lo vendono, ci sono anche altre profumazioni, blu, giallo, al limone, insomma questo dovrebbe essere simile all'Ajax di marca, ovviamente l'Ajax è molto più valido, costa anche molto di più. Tappo giallo, plastica, 1500 ml, liquido rosa, cioè rosa, dovrebbe essere rosso il liquido, ma è un rosa, cioè è un rosso chiaro, non è un rosso scuro, è un rosino, un rosa chiaro, un rosé. Un rosé, ok? È un rosso chiaro, praticamente non è un rosso come questo, è un rosa chiaro, liquido, un rosso chiaro. Profumo, fiore di campo, 1500 ml, Eco 10, azione asciuga rapido, quello è vero, però fiore di campo per i pavimenti, questo, come prima, ve lo dico di nuovo, sia con le finestre aperte che con le finestre chiuse, non si sente assolutamente la profumazione, quindi bocciato. Anche se l'ho pagato 99 centesimi, non mi piace. Non so se lo ricomprerò perché non si sente la profumazione. Anche se siamo ancora, diciamo, d'inverno, perché ho ancora la maglia invernale, ma sta arrivando comunque la primavera, ok? Non so, questo video magari lo vedrete a maggio, a giugno, non lo so perché ne ho altri da caricare prima. Quindi li sto registrando, ma lo vedrete in ritardo sicuramente. No, vabbè, in ritardo no, però quello lì, profumazione fiore di campo, va bene per la primavera, però l'Ajax di marca si sente la profumazione. Questo qui dell'Inns, io non l'ho sentita la profumazione. Floreale, se lo annuso dal tappo si sente, sul pavimento non si è sentito niente, anche in bagno, in cucina non si sente. Quindi per me è bocciato. L'ultimo detersivo, anche questo forse dei cinesi, tappo rosso. Questo è proprio rosso. Il liquido anche rosa come l'altro, rosso chiaro. Tappo dosatore, anche questo dai cinesi, sì, mi sembra che l'ho comprato dai cinesi. 900 ml, aromaterapia con aromaterapia Ribes. Plastica, tappo plastica, flacone plastica, ok. Cassano Magnago, Italia. Made in Italy, pulisce, sgrassa. Aroma 5 Super 5 si chiama. Energizzante. Ribes e Gelsomino, l'unica profumazione. Quando ho comprato il felce azzurro, ho comprato anche questo. 99 centesimi, mi sembra il prezzo. Packaging difficile anche quando è pieno da tenere in mano. È scomodo, adesso è vuoto. L'ho finito, ma anche questo sui pavimenti non si sentiva la profumazione, né il gelsomino e né il Ribes, quindi bocciato, non lo ricomprerò. Hanno usato così, si sente, sì, si sente tanto e mi piace anche la profumazione, così hanno usato, però sul pavimento non si sentiva la profumazione ed è un peccato, ok? Si chiama Aroma, è bello anche il packaging, i Ribes qua, che sembrano mirtilli, più che Ribes, perché il Ribes non è viola, è rosso, credo, gelsomino, fiore bianco, questo qui, detergente pavimenti con aromaterapia, con oli essenziali.
essenziali, aromaterapia, però sul pavimento non l'ho sentito. Ed è un peccato, ragazzi. Io compro dei detersivi che devono sentirsi sia gli ammorbidenti che il detersivo per i pavimenti. Invece questo non si è sentito. Quindi lo butto via. Cioè, mi dispiace buttare via tutti questi barattoli vuoti, però non posso tenerli tutti. Capite bene che non si può tenere tutto. Questo qui non si può riciclare di sicuro. Come faccio a riciclarlo? Questo come lo riciclo? Come si fa a riciclarli? Non si può. Magari questo si può riciclare, ma non so cosa ci metto dentro. Aiutatemi. Liquido blu, tipo il Calgon. Magari questo si può riciclare. La confezione, il tappo. Però cosa ci metto dentro? Commentate perché ho bisogno di voi. Aiutatemi, ok? E vi saluto. Video lunghissimo. Lo tengo così senza tagli, se riesco. A presto, ciao a tutti.